Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata a tutti gli appassionati di pesca che si chiama Planet Spin Live Blog. Andiamo subito a definire i quattro punti principali di questo appuntamento. Come sempre troviamo le Planet Spin News, sono le notizie più interessanti pubblicate sul nostro sito www.planetspin.it. Notizie dal web. Qui avremo modo di conoscere sia novità che altre notizie pubblicate in giro sul web. La rubrica Un Minuto Con, dove avremo l'opportunità di conoscere nuovi amici che vorranno collaborare al nostro progetto e in qualche modo anche farsi conoscere tramite il nostro canale. Infine oggi troviamo una novità, la rubrica Tecnica e Attrezzatura. Nel dettaglio in questo appuntamento andremo a scoprire un'esca artificiale di recente introduzione sul mercato, l'Expedit Heavy della Fishaz, disegnata da Lorenzo. Iniziamo subito le Planet Spin News con un articolo dedicato a tutti gli amanti del kayak fishing. È una disciplina che sta prendendo sempre più piede in ogni paese e in ogni ambiente habitat di pesca. E scopriamo quali sono le cose da sapere per riuscire ad autocostruirsi uno scafo. Edging Anatomy 1, la vista dei cefalopodi. Ci sono ancora tante cose da scoprire in merito alla vista dei cefalopodi. Dal punto di vista puramente biologico, non sappiamo se i cefalopodi ci vedono bene, se distinguono i colori e come percepiscono il giorno dalla notte. Cioè, sono ancora tante le domande a cui si cerca di dare una risposta. E in questo articoletto, che vuole essere un concentrato di esperienze basate sia su studi scientifici che su nostre esperienze, con la premessa che nessuno ancora sa con certezza la verità assoluta e tante informazioni possono aprire dei dibattiti molto interessanti, dategli una lettura. Pesca spinning in mare, manuale con esercizi e tutorial. E il terzo articolo che vi consiglio è dedicato alla conoscenza di una guida dedicata alla pesca spinning in mare. Si tratta di un concentrato di esperienze in pesca che ho racchiuso in un manuale disponibile sia in formato cartaceo che ebook, quindi digitale. Lo potete richiedere con spedizione gratuita sullo shop Amazon, gratuita per gli utenti Prime. Passiamo alle notizie dal web. Oggi sulle nostre notizie dal web vi consigliamo di dare un'occhiata ad un'app, un'applicazione per gli smartphone, per i telefonini di ultima generazione, che si chiama Spinning Notes. È un'applicazione completamente gratuita, ideata per la gestione delle uscite di pesca, spinning in mare e acque interne. È davvero molto interessante, trovate il link in descrizione. Oggi nella rubrica Un Minuto Con troviamo ben tre amici che vogliono collaborare al nostro progetto e in qualche modo farsi conoscere tramite il nostro canale. Li ringrazio in anticipo per il tempo e la disponibilità che ci hanno dimostrato e tutti i link per aggiungerli alla rete social li trovate in descrizione. Sentiamo cosa ci raccontano. Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Io sono Paolo Cavazzeni. Come nickname ho Edging Guru Cavazzeni Mannino su Facebook. Come capite dal mio nickname, la mia passione è appunto l'edging, ossia la pesca da terra ai calamari e ai cefalopodi in genere. Sono un pro staff dell'azienda Sud Pesca che importa in Italia DTD e Akami e ovviamente la mia grande passione è quella di riuscire sempre ogni giorno a dimostrare a me stesso che posso essere sempre in grado di prendere dei cefalopodi con qualsiasi tempo e con qualsiasi condizione meteo. Non è sempre facile, ma ci proviamo. Come posso dirvi che sono presente anche sul canale YouTube, dove faccio vedere alcuni video delle mie catture, perché fondamentalmente non faccio il regista, ma faccio vedere spesso come sono fatti gli edgi nelle loro disparate soluzioni. Quindi faccio vedere tecnicamente come sono fatti e i loro colori.
Bene, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e un grazie a Luigi Del Pizzo che mi dà sempre la possibilità di essere presente su questa meravigliosa rivista online. A presto, ciao a tutti! Anch'io partecipo all'iniziativa lanciata da Luigi di Planet Spin, che ringrazio per l'opportunità. Ho meno di un minuto per dirvi di cosa tratto all'interno del mio canale. L'obiettivo del canale è quello di andare a testare e recensire i vari prodotti per la pesca acquistati sugli e-commerce cinesi, come per esempio AliExpress, Banggood e tanti altri, al fine di fornirvi il mio parere personale e quindi una facile guida per l'acquisto di questi prodotti. Infatti all'interno di questi siti è possibile trovare davvero tantissimi prodotti per la pesca, ma alcuni di questi sono davvero validi, altri invece no. Io attraverso i video cerco proprio di darvi i miei pareri per acquistare solo i prodotti migliori. Usciranno video sui prodotti che riguardano diverse tecniche di pesca, a partire da quelle che io conosco meglio, sia lo spinning, l'edging, l'inglese e la bolognese. Poi a seguire farò video anche sulle altre tecniche. Andremo a fare recensioni sui mulinelli, sulle canne e su tutti gli accessori che compongono la pesca. E questo per dirvi che anche spendendo poco si può andare a pescare e divertirsi. Spero di vedervi presto anche sul mio canale, si chiama Pesca Made in Cina. Ciao! Un minuto per salutare Luigi Del Pizzo e augurargli tanti auguri per questo nuovo progetto. Ecco, siamo qui a pesca. La pesca non è solo pesca. La pesca è tutto questo, è il mare. E il tempo è tutto quello che ci circonda. Un abbraccio a tutti, tanti auguri. Oggi nella nostra rubrica tecnica e attrezzatura andremo a parlare di un'esca artificiale di recente introduzione sul mercato internazionale. Si tratta dell'Expedit Heavy, prodotto dalla Fishaz e disegnato da Isaac Lorenzo, in arte Lorenzo. Facciamo una piccola premessa: Fishaz Lure è nata nel 1999, è una ditta spagnola e tratta di artificiali attrezzature da pesca di buona qualità. Si va dal jigging al rock fishing, dall'acqua dolce all'acqua salata. Nel dettaglio, questa esca, l'Expedit Heavy, che oggi vediamo, è un modello che è presente nel catalogo Fishaz in diverse dimensioni. Differiscono per peso, lunghezza, allo scopo di destinarsi meglio ai predatori che vorremmo insidiare. L'Expedit Heavy ha un peso di 32 grammi per 80 mm di lunghezza, e quindi è un piccolo minnow silent, quindi sprovvisto di camera rattle al suo interno, ed è dotato di attrezzatura passante realizzata a taglio laser. Ha una pesistica interna fissa, è ideale per una pesca media o medio pesante, per predatori anche di grossa mole. Una delle condizioni di utilizzo, che è anche quella per cui io l'ho acquistato, è sicuramente quando dobbiamo raggiungere grandi distanze, sia nella pesca da terra ma soprattutto dalla barca, quando vediamo che i predatori cacciano magari piccoli pesci foraggio e sono molto diffidenti nell'attaccare esche grosse. Si adatta a diversi tipi di recupero e, essendo affondante, grazie al suo peso riusciamo a farlo affondare qualche metro in molto velocemente. Sfruttiamo in questo caso il suo peso per andare subito nella strike zone. È disponibile in 10 colorazioni differenti e ci sono 3 dalla livrea naturale, davvero realistica e ben disegnata, e possiamo notare sul dorso le colorazioni davvero ben fatte. Trovate il link in descrizione. Per il momento è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube Planet Spin. Magari attivando la campanella riceverete le notifiche per ogni nuovo inserimento. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e, come sempre, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.